pomeriggio da Paola Sartore, qui dal Sagrato della Basilica del Santo per questa grande giornata di festa. Ci troviamo davanti alla Basilica di Sant'Antonio a Padova nel giorno in cui si celebra, qualcuno dirà, la morte del Santo, avvenuta il 13 giugno del 1231, qui si dice la nascita a nuova vita di Sant'Antonio. Voglio salutare tutte le persone che ci stanno seguendo, non solo su Telechiara, attraverso la televisione, grazie al segnale di Telepace, ma anche in tutto il mondo. Avete la possibilità di seguirci anche in streaming, qualcuno magari lo sta facendo dal computer e qualcuno invece ci sta ascoltando dalle onde radio di Blu Radio Veneto. Quindi un saluto a tutti voi insieme a me per introdurre questa diretta che ci porterà a seguire la solenne celebrazione che anticipa la processione. Ci sono due voci, due padroni di casa in qualche modo, vorrei dire. Saluto subito il primo che deve scappare, è padre Alessandro Ratti. Padre Alessandro è non solo un collega ma è anche docente dell'Istituto Teologico Sant'Antonio Dottore, e qui con me avrà un compito speciale perché padre Alessandro ci accompagnerà per tutta la diretta, quindi ci devi salutare perché devi raggiungere la postazione. Certamente, pace bene a tutti, ci sentiamo e ci vediamo più tardi. Adesso Paola vi introduce per bene alla diretta. Grazie a padre Alessandro. Vi presento anche il nostro altro padrone di casa, è padre Giorgio Laggioni. Padre Giorgio, vice rettore della Basilica del Santo, le fa un po' il facente funzioni qui perché chiaramente padre Enzo Poiana, che è il rettore, si sta preparando proprio per la celebrazione. Una giornata, dicevo, speciale, una giornata, si dice nel giorno della morte di Sant'Antonio, in realtà è un giorno che celebra la gloria. Certo. Il giorno natalizio di Sant'Antonio. Innanzitutto un saluto a tutti gli amici e i devoti del Santo che sono sparsi un po' in tutto il mondo e ci seguono attraverso i mezzi televisivi. Allora vorrei dire che questa è una giornata veramente luminosa, radiosa, inondata di sole questa piazza e anche di tanti devoti, di tanti pellegrini che stanno giungendo per partecipare alla messa solenne e in seguito alla processione per le vie della città, un appuntamento tradizionale tanto sentito dai devoti del Santo. Tra l'altro un giorno veramente speciale quello di oggi, perché non è solo il 13 giugno che siamo abituati a conoscere e a celebrare ogni anno, ma è un 13 giugno che ricorda i 750 anni del ritrovamento della lingua incorrotta di Sant'Antonio, un segno prodigioso. Certamente, ecco, quest'anno abbiamo questo anniversario particolare, 750 anni da quell'8 aprile 1263, quando San Bonaventura, eseguendo la prima ricognizione del corpo del santo e la traslazione nella nuova basilica, ritrovò la lingua incorrotta del santo come fosse di un uomo vivente, un segno quindi straordinario che parla ancora oggi, pur ecco nella sua diciamo storicità, comunque ci parla soprattutto del ministero della parola del santo. Ecco, un segno che parla anche attraverso parole di carta, perché lei ha un po' raccolto tutta una documentazione specifica relativa proprio alla lingua incorrotta. C'è un libro, lo possiamo anche far vedere, padre Giorgio, ecco qua, si intitola Parole e segni potenti, proprio nel 750esimo anno del ritrovamento della lingua incorrotta. Un libro che nasce da quale esigenza? Ecco, questa pubblicazione che è stata curata da me e anche dal padre Andrea Massarin, cerimoniere della Basilica, ha uno scopo soprattutto pastorale. È destinata questa pubblicazione alle chiese, ai santuari dove si venera Sant'Antonio, ma è destinata anche a tutti i devoti e i pellegrini che vogliono approfondire un po' di più, ecco, la figura del santo. Quali sono i contenuti? I contenuti sono di squisitamente liturgici, quindi tutte le messe votive, i lezionari delle messe votive di Sant'Antonio. Poi c'è una sezione proprio dedicata alla lingua, il fatto storico del ritrovamento della lingua incorrotta, che cosa è avvenuto nei secoli seguenti, e poi una sezione di documenti papali importantissimi, a cominciare dalla proclamazione di Antonio come dottore della Chiesa Universale ad opera di Pio XII e poi interventi di Giovanni Paolo II e di altri papi, nonché delle omelie molto importanti
pronunciate in questa basilica in occasioni speciali. Quindi un lavoro di ricerca incredibile, un lavoro di ricerca che forse assomiglia un po' a quella che stanno facendo i pellegrini che ci stanno passando dietro, perché c'è proprio questa ricerca oggi in particolare. Allora, Padre Giorgio, siamo proprio a ridosso, mancano pochi minuti, io passerei la linea, se è d'accordo, a Padre Alessandro Ratti, che ci introdurrà alla celebrazione, e buona festa anche a lei. Grazie, buona festa a tutti i devoti di Sant'Antonio. Buonasera ancora a tutti i telespettatori, i radioascoltatori. Stiamo trasmettendo dalla Pontificia Basilica di Sant'Antonio in Padova la Santa Messa Solenne nel giorno della festa del Santo. Presiede questa celebrazione il padre Giovanni Voltan, ministro provinciale dei Francescani, che è il superiore dei frati della provincia italiana di Sant'Antonio. Il servizio liturgico di questa messa è prestato dai frati francescani novizi che sono giunti apposta in questi giorni da Assisi. Canta la cappella musicale della Basilica del Santo diretta dal maestro Valerio Casarin. Molto bello il canto di ingresso che tra poco verrà eseguito, che dice così: rallegriamoci tutti nel Signore, celebrando questo giorno solenne in onore di Sant'Antonio. Per la sua festa si rallegrano gli angeli e lodano tutti insieme il Figlio di Dio. Ecco, stiamo vedendo anche le immagini della bella statua del Santo che poi percorrerà le vie di Padova alla fine della messa durante la processione. La Basilica, come sempre in questa occasione, è davvero straripante del popolo di Dio che si prepara a dare il saluto orante al Santo dei Miracoli, il Santo che il mondo ama. Thank you.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Un caro saluto a tutti voi e a quanti attraverso Telechiara ci stanno seguendo da casa, dai loro paesi. Siamo qui in tanti, in tantissimi, a dire al Signore grazie per il dono di Sant'Antonio, per avercelo dato come amico, fratello e difensore. Vogliamo all'inizio di questa Eucaristia preparare il nostro cuore chiedendo umilmente il perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Il Signore, che è buono e misericordioso, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria in excelsis Deo.
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che in Sant'Antonio di Padova hai dato al tuo popolo un insigne predicatore e un patrono dei poveri e dei sofferenti, fa che per sua intercessione seguiamo gli insegnamenti del Vangelo e sperimentiamo nella prova il soccorso della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. È ora il momento delle letture che ci parleranno della sapienza di Sant'Antonio e della sua missione. Dal libro della Sapienza. Io pregai e mi fu elargita la prudenza. Implorai e venne in me lo spirito di sapienza. La preferii a scettri e a troni. Stimai un nulla la ricchezza al suo confronto. Non la paragonai neppure a una gemma inestimabile, perché tutto l'oro al suo confronto è come un po' di sabbia, e come fango sarà valutato di fronte a lei l'argento. L'ho amata più della salute e della bellezza. Ho preferito avere lei piuttosto che la luce, perché lo splendore che viene da lei non tramonta. Insieme a lei mi sono venuti tutti i beni. Nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile. Ho gioito di tutto ciò perché lo reca la sapienza, ma ignoravo che ella è madre di tutto questo. Ciò che senza astuzia ho imparato, senza invidia lo comunico. Non nascondo le sue ricchezze. Ella è infatti un tesoro inesauribile per gli uomini. Chi lo possiede ottiene l'amicizia con Dio. È a lui raccomandato dai frutti della sua educazione. Parola di Dio. Ho annunziato la tua verità, o Signore. Ho annunziato la tua verità, o Signore. Il Signore ha stabilito i miei piedi sulla roccia. Ha reso sicuri i miei passi, mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, una lode al nostro Dio. Ho annunziato la tua verità, o Signore. Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. Non ho nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore. La tua verità e la tua salvezza ho proclamato. Non ho celato il tuo amore e la tua fedeltà alla grande assemblea. Ho annunziato la tua verità, o Signore. Esultino e gioiscano in te quelli che ti cercano. Dicano sempre: il Signore è grande. Quelli che amano la tua salvezza. Ho annunziato
la tua verità, o Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, a ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. È Lui che ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri per preparare i fratelli a compiere il ministero allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Così non saremo più fanciulli in balia delle onde, trasportati qua e là da qualsiasi vento di dottrina, ingannati dagli uomini con quella astuzia che trascina all'errore. Al contrario, agendo secondo verità, nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa, tendendo a Lui, che è il capo, Cristo. Parola di Dio. Alleluia, 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 alleluia. Argento pregiato è la lingua del giusto, e le sue labbra ammaestrano molti. Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, apparendo agli undici, Gesù disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno.
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Ascoltiamo adesso l'omelia del padre Giovanni Voltan, ministro provinciale. In una recente intervista richiestami nei giorni scorsi da Telechiara, che sta riprendendo questa nostra celebrazione a vantaggio dei devoti del santo, mi è stata rivolta la seguente domanda: che relazione vede tra Papa Francesco e Sant'Antonio? Ci ho pensato un attimo e poi ho risposto che entrambi sono persone molto dotte. Il gesuita padre Jorge Mario, poi divenuto Papa Francesco, e il canonico agostiniano Fernando, poi divenuto nell'ordine francescano frate Antonio. Entrambi poi vengono dai confini del mondo, così si pensava del Portogallo, terra del nostro santo nel 1200, ed ambedue sono stati fortemente segnati dal carisma di Francesco d'Assisi. Entrambi sono colti, eppure capaci di parlare al cuore di tutti, degli intellettuali, dei semplici, dei bambini, con parole che vanno dritte al cuore e suscitano, oltre alla simpatia, anche e di più il desiderio sincero di vivere meglio, di tornare al Signore. O lingua benedetta, che sempre benedicesti il Signore e lo facesti benedire dagli altri, ora appare chiaramente quanto grande sia stato il tuo merito davanti a Dio. Così si espresse entusiasta e commosso frate Bonaventura da Bagnoregio, ministro generale dell'ordine francescano, nello stupore che accadde sotto i suoi occhi l'8 aprile del 1263, mentre proprio qui, in questa basilica, presiedeva la ricognizione del corpo di Sant'Antonio, 32 anni dopo la sua morte, lo stupore immenso della lingua incorrotta del confratello santo. Perché il Signore, nei suoi disegni misteriosi e provvidenti, ha voluto mostrare un così grande prodigio alle persone di quel secolo? E perché tale segno è giunto sino a noi, 750 anni dopo? Tra le risposte possibili mi viene da affermare che il Signore ci ha lasciato questo dono di Sant'Antonio perché egli fu annunciatore coraggioso del Vangelo e forte difensore dei poveri, ha saputo cioè unire lingua, annuncio, con la concretezza delle opere. Con la sua lingua benedetta, Sant'Antonio ha parlato di Dio e a Dio, a favore di molti, ha convertito e consolato tanti cuori, non ha taciuto quando c'era da parlare ed agire in nome del Vangelo, soprattutto del Vangelo della giustizia. La lingua del santo ci sta davanti e ci invita a guardare la nostra. La sua è una continua provocazione perché anche la nostra dica il bene e faccia il bene, bene dicere et bene facere. Consci
della grande responsabilità che abbiamo tutti nell'esercizio della comunicazione. Con l'avvento dei mezzi di comunicazione sociale e ultimamente dei nuovi media, internet, Facebook, che sono come l'estensione della nostra lingua, viviamo in una comunicazione permanente che avviene in tempo reale. È sotto gli occhi di tutti noi il tanto bene che questa lingua, che in un batter d'occhio diviene parola parlata e scritta, può fare. Ed anche, e lo constatiamo più dolorosamente, il tanto male. Spesso è il male ad essere più evidente. Parole urlate, violente, menzogniere, di attacco a qualcuno o a tutti. Sono in questi casi parole che non nascono dal bene, non vengono dal silenzio e per noi credenti non vengono dalla preghiera, dalla custodia della parola di Dio, dalla ricerca umile della verità, ma dalla smania di esserci e di arrivare primi, dal desiderio di colpire, dal gusto di ferire, di produrre sensazioni forti, parole quindi che fanno male, che non tengono conto della dignità delle persone, parole non vagliate dal rispetto e soprattutto dalla verità e dalla carità. Sant'Antonio ci insegna il segreto perché la nostra lingua e quindi le nostre parole e la nostra comunicazione possa essere efficacemente buona, vera e abitare con simpatia e responsabilità i media come luogo di un sempre possibile annuncio evangelico. La tua lingua, ci direbbe il caro santo, è l'estensione del tuo cuore, quel cuore che, come afferma la Sacra Scrittura, è il centro unificante della tua persona. Se il tuo cuore è buono, se è pieno della parola di Dio accolta e meditata, e quindi della sua presenza, la tua lingua saprà dire solamente cose buone e vere. Diversamente proferirà, se non cose cattive, parole inutili o nocive. Se il tuo è un cuore abitato dallo Spirito di Gesù, avrai i suoi preziosi doni come l'amore, la gioia, la pace, la magnanimità, la benevolenza, la bontà, la fedeltà, la mitezza e il dominio di sé. Ti ricordi questo elenco? È il frutto dello Spirito di cui parla l'Apostolo delle genti nella sua lettera ai Galati. Sì, è così che la lingua dice in ogni circostanza parole di vita, semplicemente vere e gustose, che vengono da dentro, dal profondo, da un silenzio contemplativo. Sono quelle che favoriscono relazioni serene, che costruiscono ponti verso gli altri, che edificano pian piano una società fraterna che sempre più assomiglia al regno di Dio in mezzo a noi. Caro Sant'Antonio, la tua lingua benedetta parli ancora per noi e ci insegni la vita bella, buona, beata del Vangelo. Abbiamo ascoltato l'omelia del Padre Provinciale, che ha citato anche Papa Francesco, e proprio Papa Francesco oggi ha parlato anche lui della lingua, di come credo trattenerla. Credo in un solo Dio. Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, sento figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, stessa sostanza del Padre. Per noi uomini, Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discesa al cielo e per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine e si è fatto uomo. Crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto.
e il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, in unione spirituale con tutta la Chiesa, presentiamo a Dio Padre le nostre preghiere, certi che Egli è sempre vicino a quanti lo cercano con cuore sincero. Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per la Santa Chiesa, perché tutti i Suoi figli vivano nella fedeltà alla parola di vita del Vangelo, testimoniando gioiosamente Cristo con la coerenza della vita, preghiamo. Per il Papa Francesco e per tutti i pastori della Chiesa, perché abbiano il conforto di vedere la comunità cristiana fiorire nella fede e nelle opere di carità, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le vocazioni sacerdotali e religiose, il Signore guardi alle nostre terre, susciti con abbondanza questo desiderio nei giovani ed i chiamati rispondano con radicalità e generosità, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutti coloro che sono nella difficoltà o nella sofferenza, per le nostre famiglie, per quanti si raccomandano alla nostra preghiera, per la pace e la giustizia sociale nella città di Padova e nel mondo intero, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutti i devoti di Sant'Antonio, uniti a noi nella preghiera in questo giorno di festa, perché sentano forte questa comunione e si impegnino con Letizia Francescana nella testimonianza del Vangelo, preghiamo. Ascoltaci. Ti benediciamo, Dio onnipotente ed eterno, per il tuo servo Antonio, che hai costituito testimone del tuo amore e apostolo del Vangelo. Donaci di meritare la sua intercessione e di camminare in santità di vita. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. La partecipazione ai tuoi misteri, Signore, ci riempia della luce del tuo Spirito, che illuminò Sant'Antonio e lo fece strumento della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta lodarti e ringraziarti, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Tu, fonte di ogni vita e santità, hai arricchito il tuo servo Antonio della scienza dei santi e, ricolmandolo del tuo spirito, lo hai guidato per le vie della verità e della giustizia, perché testimoniasse agli uomini la potenza salvifica della tua parola e la soavità del tuo paterno amore. Con lo stesso ardore dello Spirito con il quale egli ti ha predicato in terra e ora ti magnifica in cielo, anche noi, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo esultanti la tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore.
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il Vescovo suo delegato per questa Basilica, il nostro Vescovo Antonio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli, Sant'Antonio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. E Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia noi vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Per la comunione ci saranno 6 ministri qui davanti alla balaustra, altri rispettivamente nei corridoi laterali, 3 al centro della basilica e 2 in fondo alla basilica alla mia sinistra, alla cappella del Santissimo Sacramento. Siamo in molti, cerchiamo di vivere questo momento con ordine e devozione, aiutando nel defluire a lasciare spazio ad altri per accostarsi. Vedete quante persone ci sono oggi in basilica? Saranno circa 2.500-3.000 persone. Inizia il canto di comunione, che è Da Nobis Pacem di Mendelssohn, mentre i sacerdoti si apprestano a distribuire l'Eucaristia. Partecipano, come avete visto, a questa Santa Messa tra i vari sacerdoti concelebranti, anche alcuni sacerdoti che vengono da molto lontano. 2 dei nostri religiosi del Kerala, francescani, ecco, li vedete mentre stanno andando a fare la comunione, di rito siro malabarese, un sacerdote ucraino della Chiesa greco-cattolica.
ci uniamo attraverso la televisione alla comunione che viene distribuita in Basilica con la comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del Purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. In questa giornata della festa di Sant'Antonio vogliamo riascoltare anche quello che il padre Giovanni Voltan, che presiede l'Eucaristia, il ministro provinciale dei frati, ci ha detto, richiamando una bellissima preghiera di San Bonaventura che trovò nel 1263 nella tomba del santo, 750 anni fa, la lingua incorrotta, ed esclamò con questa bella preghiera: «O lingua benedetta, che sempre benedicesti il Signore e lo facesti benedire dagli altri, ora appare chiaramente quanto grande sia stato il tuo merito davanti a Dio». La lingua di Antonio, che ha proclamato la parola di Gesù, parli ancora per noi al Signore attraverso la sua intercessione. Ne vediamo ora in fondo la tomba dove è custodito il suo corpo e la statua adesso che verrà portata in processione per le vie di Padova e spiritualmente del mondo intero.
si sta concludendo la distribuzione della Santissima Comunione nella Basilica di Sant'Antonio. Tra pochi minuti, al termine della Santa Messa, dopo la preghiera della Tredicina, cioè le 13 invocazioni a Sant'Antonio, inizierà la solenne processione. La piazza, come vedete, è già gremita e tutti aspettano l'uscita della statua del santo e delle sue reliquie portate dai frati francescani per le vie della città di Padova. Un gesto di devozione, un gesto di amore al santo che torna annualmente a percorrere le vie di Padova, le vie che l'hanno visto predicare, toccare con amore le persone, guarire i malati, sollevare gli oppressi. Il santo che abbiamo venerato durante la Santa Messa torna ancora una volta a passare tra i suoi devoti, a salutarli simbolicamente per mezzo di questa reliquia, in particolare la più venerata, il mento del santo che accoglieva la sua lingua benedetta, come vi dicevo, trovata nel 1263 da San Bonaventura. Preghiamo. Il dono ricevuto alla tua mensa ci santifichi, Signore, e ci confermi nella fedeltà al Vangelo che Sant'Antonio ha mirabilmente predicato nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Benediciamo il Signore. E ora, al termine di questa celebrazione, ha inizio la processione per la città di Padova, attraverso la quale Sant'Antonio torna a ripercorrere la città da lui tanto amata. Sfileranno in quest'ordine il gonfalone dell'Arciconfraternita del Santo, il complesso strumentale di Campodarsego, il gruppo di Boy Scout con la bandiera, l'Unitalsi, l'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco,